terzo ospite, Marco Zanchi, benvenuto. Grazie, grazie, grazie Giorgio. Allora Marco, io faccio fatica a definirti, perché fai veramente tantissime cose. Cioè, non c'è un campo, forse lo sai dire tu, in cui magari insomma ti dai più da fare, perché vediamo, già andiamo già sul tuo sito, insomma, progetti video, percorsi espositivi, produzioni teatrali, editoria, visual art, comunicazione, veramente fai di tutto. Insomma, è un mio problema questo. È un tuo problema. È un problema mio, di mia moglie, la quale mi dice come ti definisco, non so come definirmi, questo è il problema. E si balbetta un po' di tutto, ecco, diciamo così, non c'è una specializzazione, c'è un tentativo, un approccio ai vari campi, che un campo porta ad un altro, sostanzialmente, certo. è a caduta, è a contaminazione. Quindi niente di studiato a tavolino, ma tutto di conseguenza, che nel corso della vita, l'esperienza e la curiosità che ti porta, che ti spinge a dire benissimo. Mi diceva uno, l'ho lavorato molti anni in agenzia a Milano, fai le cose che nessuno fa, che nessuno conosce, vedrai che non avrai concorrenza. Non è semplice, questo è un detto che può essere, però diciamo che è uno sprone ed è un buon messaggio per dire benissimo, esploriamo cose in cui, certo, non c'è popolazione, non c'è confusione, non c'è folla. Ecco, da cosa sei partito però, insomma? Partito da, io nell'85, quando mio padre, eravamo in società assieme, avevamo una piccola fabbrica di articoli casalinghi, lui è andato in pensione e mi è capitato alla porta un venditore di mobili porta a porta, il quale mi ha detto dai, ti interessa, proviamo. Vabbè, non ero molto entusiasta, ma non avevo niente da fare e ho provato, ho fatto 3 mesi. Ho capito che non era il caso di bussare alle porte per vendere a sposi e a chi doveva farsi una casa, un arredamento completo, e ho detto basta così. Ma nel frattempo io ho avuto un buon rapporto con il titolare di questa azienda di Vicenza, un facoltoso, chiamiamolo miliardario, il quale aveva acquistato nel frattempo il Vicenza Calcio e aveva acquistato anche un giornale, un settimanale, il giornale di Vicenza, adesso non ricordo bene, un settimanale, ma non mi sfugge il nome. Sì. E poi aveva delle operazioni pubblicitarie per lanciare questo suo marchio. E ha detto benissimo, dai, imbarchiamoci assieme e facciamo questa avventura. E da lì è nato il rapporto poi con delle agenzie di Milano, come acquirente ma anche come gestore di alcune commesse. E poi è partita il concetto di comunicazione, col quale poi, come vedi, è accaduta e è andato su altri campi. Esatto, esatto. E tra l'altro oggi sei qui per parlare in particolare di una installazione alla, sì, Biblioteca Civica di Verona dal titolo Cine Africa Frame Stop. Sì. Ecco, spiegami un attimo di cosa si tratta. Allora, l'anno scorso sono stato coinvolto nell'organizzazione del festival, che purtroppo è stato solamente in gestione online, come in sala virtuale. Certo. E comunque avevamo avuto 12.500 visualizzazioni, sì, nei 10 cortometraggi gratuiti che abbiamo offerto. Per mantenere comunque anche il 39esimo e mezzo, l'abbiamo chiamato così, diciamo come un contributo, sì, e un omaggio di Felignana memoria, 39, sì, e mezzo. Quest'anno finalmente abbiamo celebrato il 40. Già l'anno scorso era in programma questa installazione, l'abbiamo rimandata quest'anno, e il compito di questa installazione è quella di tentare di raccontare l'Africa attraverso la sua cinematografia. La chiamiamo un'Africa appesa questa, perché se avete modo di vedere sono 30 metri di, sì, lineari di racconti, di stampa su un particolare. Poi vedremo anche prodotto. Il trailer, vedremo, bene, anche il trailer, bene, dopo, sì. E sono 54 frame, e quindi ecco il frame stop significa noi abbiamo passato questo, e sbobinato l'Africa, certo, e portata in moviola con dei frammenti, esaminando e raccontando attraverso immagini, testimonianze di registi,
e diciamo locandine e immagini di film, l'Africa attuale, la passata, la presente e in prospettiva l'Africa che sarà a livello cinematografico. È insomma un lavoro abbastanza corposo. Certo, assolutamente, ma questo non solo, io mi prendo sempre i meriti della cosa perché la firma è mia, ma c'è lo staff organizzativo che ha dato una mano per i testi, per le ricerche. E la sera poi ci sarà una video proiezione sul muro antistante per tutta la notte di frammenti di film, quindi una proposizione muta ovviamente, ma diciamo è un ritorno all'origine, il cinema iniziale era muto, noi abbiamo ripreso questo concetto, anche se altre forme di comunicazione riescono a parlare, speriamo che dicano qualcosa, assolutamente sì, insomma è quello che devono fare. Ecco, la mostra è stata inaugurata venerdì 15 ottobre alle 17:30 in Sala Farinati, ovviamente insomma è visibile poi anche per le prossime settimane, diciamo che è in vetrina sostanzialmente, quindi anche se non si entra Green Pass o meno Green Pass, questa siamo molto liberi e molto democratici, l'abbiamo posta in vetrina e prendo l'occasione per ringraziare la Biblioteca Civica che ci ha dato questo spazio e la massima disponibilità, quindi rimarrà aperta fino al 15 novembre, il giorno in cui si chiuderà anche il Festival di Cinema Africano che parte il 5 di novembre. 5 di novembre, quindi insomma tempo ce n'è, insomma siamo al 26 ottobre, quindi per tutti gli interessati e gli incuriositi veramente basta andare fuori dalle vetrine della Biblioteca Civica e si vede già l'installazione. Ecco, Marco, tu sei stato in Africa? No, non ci sono stato, manca l'appello l'Africa, anche se collaboriamo, stiamo lavorando con dei vari gruppi per la Guinea-Bissau, del Sud Sudan, no. Beh, però potrebbe essere insomma un'occasione anche questa, visto che ormai praticamente ci hai lavorato per quanto a questa installazione? Beh, qualche mese. L'anno scorso avevamo iniziato, poi per il discorso pandemia abbiamo arrestato il progetto, l'abbiamo ripreso a giugno e terminato a ottobre quando l'abbiamo installato. Certo. Ecco, hai seguito un ordine particolare per assemblare questi fotogrammi? Il passato, il presente e il futuro del cinema africano. Quindi sei partito dal passato, presente e futuro. La cinematografia passata è raccontata attraverso le testimonianze dirette dei registi più significativi dell'Africa, africani, e quindi sì, la cronologia è abbastanza recente, è nata negli anni 50 la cinematografia africana, quindi ecco, è abbastanza breve, storicamente si fa presto a definirla o a racchiuderla in una narrazione. Però non altrettanto facile è essere sorpresi dalla bellezza, dallo scandalo di determinati racconti. Ecco, lasciarsi stupire è una cosa che mi ha colpito, non conoscendo l'Africa, ma l'ho studiata a tavolino, mai abbastanza, è quella della sorpresa, di una cinematografia, di una narrazione, di uno storytelling globale sorprendente. Che ha molto da insegnare personalmente. Beh, sicuramente, insomma, poi sono le emozioni poi quelle che devono coinvolgere anche chi lo guarda. Perché, certo. Insomma, le emozioni poi, come dicevi tu, sono tante, insomma, dalla sorpresa poi anche magari lo scandalo di alcune storie che vengono raccontate. Ma diciamo che questo è un incipit per convogliare al festival le persone, perché ovviamente non è esaustiva, è una provocazione, muto, come si diceva, però è quello, quindi se andiamo oltre vediamo di capirci, l'intento e l'idea nostra è questa, ecco. È giusto, anche perché appunto è un input per poi avviarsi e magari partecipare, a chi fosse interessato, al Festival del Cinema Africano. Ricordiamola, 40esima edizione e finalmente si torna in presenza, cinema al 100% della capienza, quindi sembra una ritrovata normalità in qualche modo. Una festa doppia, Esatto. E allora Marco, io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi e veramente complimenti per questo lavoro, per tutto il resto del tuo lavoro che fai. Grazie. Quindi abbiamo visto tante cose e adesso ci lasciamo con il trailer, insomma, dell'installazione.